sera. Caloroso applauso per Davide Paniate. Federico Basso. Vado allo spazio Open di Milano. Posso, scusate. Grazie. Troppo. Troppo poco. Altro questo pochettino. È l'applauso della compassione, questa. Grazie. Disturbo? Siete disturbati? No, non siamo disturbati. No. State facendo uno spettacolo? Sì. Posso fare i complimenti? Deve. Non sembra proprio. No, guardi. Ma niente. Non è carino quello che sta dicendo. Sembra che state facendo vedere la casa, sembra. È un open space. No. Guardate. E non deve essere non sia maleducato. Assolutamente. Voi siete i presentatori. Sì. Ricordami il nome. Davide? Paniate. Nome d'arte, Davide? No, il mio nome e cognome. Cognome d'arte, Paniate? No, nome mio. C'hai un cazzo di artistico? No. Vabbè, niente. Invece, Federico Basso. Federico Basso. Chi non lo conosce Federico Basso? No. Lo conosco, questo ragazzo dall'umorismo inglese, ma perché non te ne vai in Inghilterra? E ce ne danno due con l'umorismo italiano, dico come io. Come i fustoni del noto detersivo. Qua ce ne stanno due di comici, di Made in Sud, anche tre, secondo me. Comunque, allora, mi presento perché qualcuno si presenta, starà chiedendo... Ma chi è questo bell'uomo? Ma già ridono, mi sembra giusta questa cosa. Allora, no, mi presento, sono Enzo Ratti, non so se lo conoscete questo nome, Enzo Ratti. Conoscete Enzo Ratti? Conoscete Enzo Ratti, Enzo Ratti della Enzo Ratti Enterprise, agenzia di spettacolo. Mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Oh, ho capito, management. Non l'ho capito io. No, dico management. Management a te, management. No. Cos'è? Inglese, eh? Inglese. Management. Io ho fatto il geometra. Niente. Allora, questo è uno spettacolo, per cui volevo fare qualche proposta. Faccia delle proposte allettanti. Allettanti. Tu devi stare allettato, secondo me. Comunque, io faccio un cast... Un cast. E si vede, nel senso. Sì. Io ho un cast di artisti. È venuto qua per sciorinare. Io no, l'ho fatta prima di salire, ho sciorinato. Certo. Io ho un cast di artisti. Un cast si stanno artisti. Divertendo molto sullo sciorinare. Via di loro. Un cast di artisti che non apprezzo, signori, e non apprezzerete neanche voi, perché certo. Questi sono veramente artisti incredibili che vado a proporvi dal mio iPad. No, questo non è un iPad, questa è una volgare argentina. No, questo è un prototipo di iPad, questo è il padre dell'iPad, questo è l'iPad. L'iPad. Se funzioni, questo cos'è, scusi? Questo è il bookmark. Certo. Vedi, se... È un po' il suo database. Questo è il mio database, sì, qua metto quelle che me l'hanno data, qui quello è solo un base. Certo. C'è anche le applicazioni, fra l'altro, se proprio vogliamo parlare, tipo? C'è il navigatore. Certo. Poi, se zoomo, vedi? Zoomo, ecco qua. Prova anche tu a zoomare ulteriormente. No, non funziona. Non si ingrandisce più, a un certo punto. È così. Allora, management, andiamo avanti con le proposte. Cominciamo con le proposte, perché secondo me questa serata mancherebbe un artista circense. Ah. Vi piace il circo? Circo. Alla signora grazie, piace il circo, faglielo piacere, no? Allora, io vi porto qui un fakiro. Fakiro? Sì, lui mangia il vetro. Il lunedì, il martedì la plastica, il martedì l'organico, questo si differenzia dagli altri, insomma. Certo. Niente. No, vabbè, andiamo avanti con le proposte. Un clown, Harry il clown. Che bello, il clown che ci ricorda quando eravamo piccoli anche noi, quando si andava al circo, no? Sì. Che il bello. Circo. E questo clown, pensate, torna a esibirsi dopo 20 anni. Ah, ha pagato il suo debito con la giustizia. Che fa? Poco. E lui fa questo numero con le bolle. Poi mette una pomata e gli passano. Comunque adesso non è che... No. Adesso non niente. Effettivo. Signori, io vi porto qui, chi? Se volete, chi? Un equilibrista. Ah. Ma lui riesce a stare proprio sul cazzo a tutti, ma guardate che... Tu sei equilibrista, la verità. La verità viene a galla. Non vi servono artisti? Non so, vi serve un frigorifero. Passiamo di palo in palo. Perché, scusa? No, io di mattina, diciamo, per hobby, per passione direi, vendo frigoriferi. Ah, certo, io per passione. Ho iniziato vendendo borse frigo, sì. Poi borse forno, poi borse cucina e adesso mi sono... Sono evoluto e vendo questo frigo, io sono venuto con questo. Prodotto... Non come mezzo di locomozione, cioè venuto con questo. Se vi serve, Vabbè, ci pensiamo. Siete comici, mettete le freddure dentro. Questa è buona, via. Sulla sua stories.
sulla sua storia. Io spero che tu abbia pochi follower, perché sennò non lo spero di mezzo, forse ragazzi, come la strada della libertà, guarda come è discreta, così. Ma quella scella ti suderà molto meno dell'altra, poi cambia, Ragazzi, per favore, io non dovrei neanche essere qui. Perché? Sono ai domiciliari. C'è il braccialettino, c'è il bracciale elettronico. Musicale, qualche cantante. Certo, guarda, io invece... Magia. Magia mi stavi chiedendo? Sì, magia. Cantante e magia vanno di pari passo. Io volevo un cantante, ma probabilmente un mago molto bravo. Me fa? Se lo conoscete? No, me fa non lo conosco. Quando si esibisce la gente dice: Mago me fa. Sì, ma non dovete farlo, Sto apprezzato. Nomen. Figlio Spirito Santo, amen. Allora lui fa uscire un cilindro da un coniglio. Beh. Povero coniglio, signore. Beh, vabbè, non fare quello che si stupisce adesso. Certo. Se potesse parlare quel cilindro. Allora, gli altri fanno apparire così una rosa. Lui fa apparire un mazzo di rose con attaccato il pakistano. Va. Che tu gli dici: no, grazie, e il pakistano se ne va. Ma come fa? Ma come fa? È veramente magico. È una battuta un po' cattivella questa. No, no, poi fa un numero e non gli risponde nessuno. Cazzo, cancella. E poi. Ma perché ti restano in rubrica? Dulcis in frigo? No, certo. Furno. Certo. Signori, lui sega una donna in due. Tu sei mai stato segato in due? No. C'è da pagare quello che c'è da pagare, ma torniamo al lago. Lui segue una donna in due. E tutte e due le parti della donna, contemporaneamente, indipendentemente l'una dall'altra, continuano a rompere le palle. Ma come fa? Ma come fa? Vabbè, però, scusi, adesso giusto l'applauso così. Però la donna segata in due la fanno tutti. No, lui la sega diversamente. Perché? Lui la fa sdraiare e non la sega così. Ah, no? La sega... così! Ah, e dentro ci mette prosciutto, galbanone! E prendiamocelo! Va bene dentro! Voglio dire, questi sono tutti artisti che ho scovato io personalmente. Ah, lei è un grande scovatore? Ah, voglia, io li scovo, che è un piacere. Io questo lavoro lo faccio più per scovare che per il resto, fra l'altro. Ah, hai capito. Eh beh, cioè, tutti scovano, certo, ma io ne scovo 2-3 al giorno. Beh. Perché uno è facile, uno sono bravi tutti. E stasera devo dire che... E poi come li paga gli artisti? Paga tranche? Le paga tranche? Non ho capito. Lei le paga tranche? Beh, ogni tanto qualche tranche scappa, insomma, no. Però, per variare. Ma visto... Sai com'è? È buio, ormai ho pagato, che faccio? Certo. Che faccio? Lascio? Come... Ormai una volta che paghi il tranche, anche loro devono... Anche loro. Ha visto qualche turno interessante? Qualche tranche? Come direbbe il salumiere, che faccio? Lascio? Quello lascia, sì, che l'ha lasciato. Ha lasciato un duetti abbondanti. No, dico, ce ne sono discovabili. Mamma mia, guarda qui in prima fila. Signorina, se lei si mette in prima fila vuol dire che vuole essere scovata. È inutile che chiude, ho già visto tutto. No, allora, c'ho l'occhio lungo io. E sono tutto proporzionato. Allora. Che schifo. L'ho detta io proprio. L'ha detta lei. Me sono accorto tardi. Allora. Sta bene, classi, sta bene, io vengo a fare Ferragosto qui. Allora, tra poco apriamo il frigo e ci chiudiamo dentro, perché qua sopra. Ma c'è già qualcuno dentro? No, signorina, sarò velocissimo. Come sempre. Management a te, management. Allora, cos'è? Mi ritorna il management. Come si chiama, signorina? Ilaria. Possiamo anche scegliere un nome di fantasia, che so, Davide Pagnate. No, vabbè, adesso non è il caso. No, guarda, hai un bel viso, sei telegenica, hai anche una bella voce, sei radiogenica, scrivi, sei carta igienica. E questo aiuta perché ognuno usi poi... Usi il linguaggio consono alla serata. Usiamo il linguaggio, ci mancherebbe altro, che fai, non lo usiamo il linguaggio. No, allora, signora, lei? No. No, nel senso... Maleducato! No, nel senso, ha questo vestito con i pallini che mi ricorda Forza 4, carina, bella da... per giocarci quando ti annoi, insomma. No, c'è anche... Ha una anche parola lei... buona per tutti. Esatto. Poi dopo facciamo la seconda fila, per la terza. Anche lei, ti hanno detto che sei bellissima. Ci hai creduto? No! No, ma lo dico per lei, lo dico. È una bellissima educazione. Signora. Educazione, assolutamente. Ti piacerebbe stare sopra il palco? No. Sotto, preferisci sotto. Vabbè. E questo è normale, Tu invece vuoi diventare un artista a 360 gradi? Facciamo 90 gradi per volta.
In quattro sedute. Sedute. Dai. Voglio dire. Grazie, forse grazie. Le ragazze, le tre ragazze sono. Scova me, stanno dicendo. No, mi piacerebbe. Tu hai già recitato, fingi in genere, come. Già fatto qualcosa amatoriale anche. L'amatoriale è un bellissimo genere. La mia cronologia lo dimostra. Comunque, la cronologia. Adesso sembra che per entrare nel mondo dello spettacolo, ultimamente, sembra che per entrare nello spettacolo bisogna scendere a favori sessuali. Esatto. No. Ragazzi, però è normale, è così. Io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me, no? Do ut des. Sì. Un passito pailante Maria. Però, insomma, io vi faccio diventare delle stelle. Tu una stella, e tu una stella, e tu una stella. Insomma, 1, 2, 3 stella con la Enzo Ratti Enterprise. Badata. Tamponarsi. Io vado. Sta benissimo. Chiedo scusa. Lo mettiamo al fresco perché adesso dobbiamo parlare di cinema. Lei cosa sta facendo? Mi scusi. Il mio lavoro. Lei sta facendo il suo lavoro? Sì. Presentatore? Sì. Posso dire presentatore? C'è qualche presentatore in sala che si offende? No, magari, non credo, spero di no. Faccio il mio, questo dei frigoriferi, questa passione che io guarda. Una volta che mi vedi spogliare uno, vedi, si cambia la cover, capito? Se qualcuno vuole, abbiamo queste nuance, volendo, vedete, facciamo un applauso. Ma cosa facciamo? Applauso facciamo. No, perché sta meglio anche a livello scenografico, secondo me. Questo non la porta via dopo, la porta via? Quello me lo piego, lo metto in portafoglio e me ne vado. Ho capito. Allora, però, mi prenda qualche artista, perché io ho controllato in macchina, abbiamo un cantante. Ah, Sì, ho aperto il portabagagli, c'era. Visto. Allora, lui veramente bravo, ha iniziato a cantare un po' come tutti, sotto la doccia. Poi ha visto che era bravo, ha iniziato a cantare sotto la doccia degli altri. Ah. Pensate, è così che l'ho conosciuto io, mi stavo lavando. Uela! Sai come? Quando vedono un microfono questi cantanti non è veramente molto bravo. Ha una voce soul, peccato. Perché? E ne avesse due, era. Era una soul, non ci accontentiamo. Se lo conoscete, molto bravo. Jennifer Lopez? No, è una donna Jennifer Lopez. No, uomo. No, è una donna. No, è uomo. Jennifer Lopez. Ah, Jennifer Lopez. È metà italiano e metà sudamericano, cioè canta italiano e suda americano. Ah, questi certo. Sono dei grandi artisti. Niente. E allora vi propongo altri due artisti. Allora, due artisti bravissimi africani, uno keniota, l'altro che sta imparando piano piano. No, vabbè, vabbè. E poi per chiudere. Sì, giustamente te la devi anche spiegare perché. Sì, ma. Apprezzo anche chi non la capisce. Questi sono artisti che non si sono mai esibiti in Italia e neanche all'estero, mai proprio esibiti. Allora, questa è comicità, uno spettacolo di comicità, io vi porto dei comici. Ale e Trans. No, Ale e Franz. No, Ale e Trans. È un duo che è quasi un trio, a seconda di come li guardi loro. Vabbè, io vado, magari torno dopo con delle proposte. Grazie. Ci vuole un attimo a toglierlo, perché magari se qualcuno c'ha la casa in rosso, io c'ho la macchina in rosso sempre, ma questo è un altro discorso. Io c'avevo la signora in rosso. Benissimo, vedi, ecco qua. Ah, perfetto, perché questo è un frigo molto bello, è un figorifero, capito? Managgio, mentre a te, managgio, prenditi qualche artista, facciamo un applauso a questo ragazzo che. Ma dai, farmi applausi. Ah sì, ma finché sei vivo goditeli, perché sono sempre i migliori quelli che se ne vanno e tu te lo meriti. No, allora, no, fidati. Però mi devi prendere qualche artista della mia agenzia, questi sono tutti artisti con la garanzia, soddisfatti o rimborsati. Mi dispiace. Sono. Allora rincariamo con un ballerino di tip. Tap. No, tip, c'ha una gamba sola, costa la metà. Sorridete di queste. Per risparmiare, un occhio al portafoglio. Volete un indovino? No, e infatti non è venuto. Ma quanto è bravo! Mamma mia, quanto è bravo! È bravissimo, questo è vero, questo deve dare. Facciamolo lavorare, che c'è anche un figlio, un indovinello così, ma. No. Signori, ride troppo, signora, su queste cagate. Perché la signora perché poi ci crede ride lui? Perché vuole essere concupita da questo. Signora, lo vedo. Mi guarda veramente come mia moglie guarda le offerte all'IKEA. Guarda, mi sta spogliando. Sto prendendo un colpo d'aria per colpa della signora. Allora, io vogliamo alzare l'asticella? Alziamo l'asticella. La spogliarellista, e se non si alza l'asticella? Signori, incredibile. Bionda, occhi azzurri, 198 kg. Vabbè, un po' in carne. Si spoglia qua, la vedi a maciachini. Oh. Quello che si spoglia lo vedi, quello che non si spoglia lo congeli. Che peccato a buttarlo. Lo metti là. Lei fa anche le feste di compleanno. Si fa uscire dalla torta. Dici, come fa? Se la mangia da dentro.
poi fa anche il lap dance. Ah. Balla intorno a un palo e gira e suda e gira che sembra un kebab che ti viene proprio l'acquolina. Te la vado a chiamare, te la volentieri, vado a chiamare. Volentieri, vado, grazie. Vado, torno dopo, mi scusi, mi scusi. Sì. E si è dimenticato un pezzo. Era così piccola che non la vedevo. Perfetto. Allora, perché molti mi chiedevano, ma si può cambiare anche sotto? Certo che può cambiare sotto. Guarda qui, adesso la cambio sotto. Dov'è che l'ho già sentita sta frase? Vabbè, ecco qua, eccola, mantieni, perfetto. Perfetto. Più veloce dei meccanici alla Ferrari, ecco qua, e adesso è tutto in rosso. E tu stai benissimo così, fra l'altro, vedi, perché non ti si vede la parte molle. Perfetto. Allora, andiamo avanti con le ultime proposte. Ultime proposte. Saldi di fine stagione, abbiamo qui con la Enzolata Enterprise, tutti artisti che io lavoro ovunque, tutta Italia. Siamo stati a Bologna, a Firenze, a Roma. E se il controllore non ci faceva scendere, arrivavamo a Napoli. Hai capito? Lì. Peccato, peccato. Allora, un cantante. Un cantante. Neomelodico. Sì. Napoletano, diverso dagli altri. Cosa? È incensurato. Vabbè, lui è incensurato, quindi. Allora, andiamo avanti perché vi voglio portare qui un fantasista molto particolare. Pippo. Sì. E Cocorito. Pippo e Cocorito. Praticamente Pippo sì. è un, allora lui porta questo pappagallo. Pippo è lui. Cocorito è il pappagallo sulla spalla. Ma la cosa bella è che il pappagallo parlante, ma in realtà parla, ma fa parlare Pippo. Cioè il pappagallo è ventriloquo. E Pippo, che è l'uomo, sì. Parla, ma è in realtà è Pippo che col becco. Secondo me uno dei due mi prende per il culo, ma ragazzi. Ma non è possibile sta cosa. Vado a controllare. Grazie, grazie. Adesso vado. Grazie, salutiamo Enzo Ratti.